Carissime lettrici e carissimi lettori di Luminacea, oggi facciamo un webinar un po' strano, un po' particolare rispetto a quelli che usualmente facciamo, anche a volte un po' noiosi, che però vanno fatti perché gli approfondimenti vanno fatti. Gli diamo anche un titolo a questo webinar, Agricoltura intensiva sostenibile, che sembrerebbe un ossimoro, no? Visto che la nostra zootecnia, soprattutto il nostro allevamento della vacca da latte, intensivo è oggetto di attacco a prescindere, no? Quindi intensivo è male, estensivo è bene, ma ovviamente non c'è né il bene assoluto né l'intensivo, ma non c'è neanche nell'estensivo. È un webinar molto, molto pratico e qui abbiamo invitato un po' un pezzo di quella che può essere una filiera del latte del futuro, cioè gli allevatori, e quindi abbiamo Alessandra Gobalchini e Lorenzo Andena, che sono rispettivamente, diciamo, dell'azienda Cadeivolti e l'azienda Frisia. E poi abbiamo l'azienda Serenissima con Danilo Lorenzoni, quindi abbiamo una panoramica dell'allevamento della vacca da latte. Poi abbiamo un ente di certificazione, questi fantomatici enti di certificazione che il dottor Freri, che ringraziamo appunto della Freni, della sua disponibilità, poi ci spiegherà non soltanto questo particolare, ma anche che cos'è questa certifica, le certificazioni. E poi abbiamo di SOP il proprietario, detto in un termine appunto comprensibile a tutti, che è Marco Poggianella, e Gioacchino Quarta, che un po' coordina quella che è tutta la parte tecnica dell'azienda. Quindi ci abbiamo un po' un pezzo, perché qual è il concetto? Perché ci ha stimolato a fare questo webinar? Perché di sostenibilità se ne parla ormai non tutti i giorni, ma tutti i momenti e ovunque, no? Se ne parla in Comunità Europea, se ne parla nel Parlamento, si parla di sostenibilità all'interno dell'industria, si parla di sostenibilità negli allevamenti, però noi siamo molto pratici alla fine, perché è bene parlare, ma poi in pratica bisogna portare qualcosa nella tavola dei consumatori, perché almeno questo sembrerebbe che essere l'interesse primario della Comunità Europea, ma anche del nostro settore industriale, cioè mettere in condizione e provare quindi se il consumatore effettivamente ha a cuore la sostenibilità delle produzioni, quindi ha a cuore il pianeta, ha in cuore anche la sostenibilità sociale, quindi la qualità della vita di chi lavora in questo settore, ma anche la qualità della vita degli animali. Poi nel momento in cui si trova in un supermercato con un carrello in mano della spesa, questa, tra virgolette, i prodotti sostenibili, poi li sceglie e si è anche in condizioni di spendere qualcosina di più, perché già questo incontro di oggi sta costando dei soldi, perché la sostenibilità non è un non fare, significa investire per probabilmente dare un futuro alla nostra produzione primaria. Per cui noi adesso in questa oretta, oretta e un quarto, oretta e mezza che trascorreremo insieme, cercheremo di capire questa proposta molto pratica di certificazione di sostenibilità, che è una proposta lanciata appunto da SOP, che è un'azienda, diciamo, sponsor storica della nostra rivista Luminanzia, ma devo dire molto attiva, perché SOP già in tempi non sospetti, cioè nel 2001, probabilmente parlando di fronte a un nulla di interlocutori, perché parlare nel 2001 di sostenibilità è un po' parlare probabilmente di cose, di un argomento privo di interesse, almeno in alcuni settori, diciamo, dell'agricoltura. Per cui voglio subito chiedere al proprietario di questa azienda, il dottor Poggianella, o meglio detto Marco Poggianella, una breve, da dove è iniziata nel 2001 questa follia di intraprendere questo percorso di sostenibilità, metterlo addirittura nel nome dell'azienda. Poggianella, SOP, cosa significa? SOP significa, grazie dottor Fantini, SOP significa Save Our Planet, salviamo il nostro pianeta. E questa follia è proprio, nasce, come la chiami tu, nasce proprio da una visione del mondo che deve essere una visione di sostenibilità, appunto, una visione che ci permette di salvare quello che è davvero di buono abbiamo. Ma la cosa importante è questa O di sotto, ci tengo a sottolineare, perché non si tratta di salvare il pianeta senza di noi, razza umana. Andrebbe benissimo da un certo punto di vista, dal punto di vista naturale, naturalistico della sua stessa sopravvivenza. Ma noi vogliamo salvare quello che per noi è importante, vogliamo salvare l'arte, vogliamo salvare la cultura, vogliamo salvare il cibo, vogliamo salvare la possibilità per i nostri figli di poter
di poter mangiare un formaggio, bere il latte, mangiare la carne, poter andare a mantenere le nostre tradizioni. E per farlo dobbiamo fare in modo che tutto questo sia sostenibile. Questa è nata quasi 20 anni fa la cosa, e è un piacere di vedere qui i figli di alcuni dei nostri primissimi amici e clienti, perché abbiamo iniziato con l'azienda di Lorenzo Andena, con suo padre, con Nino Andena, figura anche un po' storica e importante nel mondo dell'allevamento, così come abbiamo iniziato con Nadia e Francesco Covalchini, anch'essi più o meno nello stesso periodo, più o meno 2002-2003. E quindi è vero che noi eravamo folli, però abbiamo da subito incontrato persone folli quanto noi, che tenevano e tengono non solo a fare business, è importante, ma anche farlo in maniera appunto sostenibile. Poi cercheremo di, penso in questo tempo insieme, di chiarire cosa intendiamo per sostenibilità, e non è di certo un sinonimo di green o di ambiente. Sostenibilità vuol dire appunto reggere la crescita, reggere la possibilità di stare nel business, stare nel mondo, stare nella produzione, con i tre pilastri che vengono detti, no? Quindi l'aspetto economico, quindi prima di tutto la sostenibilità deve dare la possibilità di guadagnare, pagare i fornitori, pagare i propri dipendenti, pagare tutti i conti che tanti sono, che l'allevatore deve pagare ogni mese, e deve essere quella ambientale, quindi riuscire a preservare il proprio stesso territorio e il territorio di tutti noi, e deve essere quella sociale, fare in modo che l'aria, la terra, l'acqua, la vita di tutti quelli che stanno intorno a un'azienda agricola e anche i prodotti poi della filiera, appunto il formaggio, la carne, il latte, eccetera, possono raggiungere, possono arrivare a dare dei prodotti di qualità e che possono contribuire alla nutrizione delle persone che appunto mangiano questi prodotti. Bene. Cerchiamo di seguire un filo logico. Quindi, dottor Giovacchino Quarta, detto anche Giovacchino per gli amici. O Jack. Tu che sei un po' l'interfaccia esterna di questa azienda, quindi ti trovi a dover, diciamo, trovare un equilibrio fra quello che si dice il sogno dell'imprenditore e poi la realtà, no? E quindi lasciamo stare che adesso ci troviamo in un momento favorevole, perché l'interesse su questo argomento è enorme e tutti sono alla ricerca anche rapida di soluzioni. Però, diciamo, negli anni precedenti a questo anno di svolta, un po' delle produzioni primarie, che ostacoli? Hai trovato interesse negli allevatori, degli ostacoli, dei pregiudizi, una difficoltà di dialogare con loro? Qual è stata la tua sensazione? Allora, effettivamente qui oggi abbiamo tre esempi che sono nettamente diversi tra loro, che però sono accomunati, ed è quello che mi è piaciuto di più da quando ho iniziato a lavorare qui sotto, da una condivisione di un sogno che apparentemente sembrava lontano, e come hai detto benissimo tu, è molto più vicino di quello che sembra. Sono allevamenti che hanno iniziato un percorso molto tempo fa, come ha detto Marco, che hanno avuto la capacità e la capacità di stimolo anche verso di noi di continuare questo percorso. Anzi, se posso fare questa osservazione ancora più precisa, nelle tempistiche sono stati in qualche modo loro che ci hanno messo, permettetemi il termine fretta, che non è stata una fretta, cioè loro ci hanno sorpassati. E questa è la parte più carina, se credi, e anche professionalmente più soddisfacente, rispondo alla tua domanda, Alessandro, cioè che molto spesso gli allevatori siano più avanti di quello che può apparire, perché loro veramente ci hanno sorpassato a me, se sorpassato sopra non era facilissimo, visto la visione di Marco. Quindi loro hanno iniziato questo percorso, un percorso articolato, a parte come anche come realtà singola all'interno dell'azienda. Tutti e tre hanno creato un percorso di lavoro sia nella parte agro che nella parte zootecnica, che però per noi ha il senso di una missione comune, che non è per noi, perché una sala di latte da latte non può esistere senza la campagna e senza la campagna efficiente.
è una cosa che abbiamo abbastanza trascurato in termini di letteratura. Molto spesso abbiamo parlato tanto di latte e poco di campagna. Diciamo, abbiamo la fortuna in sotto che questi due argomenti sono collegabili in una visione unitaria. E noi speriamo che lo siano sempre di più per reciproco interesse, perché poi certo. Deve essere un reciproco interesse. Anche perché stiamo parlando di un'agricoltura intensiva, sostenibile, perché è una sfida di trovare, diciamo, di trovare un percorso di riconversione dell'allevamento intensivo, che è una realtà inevitabile, altrimenti c'è anche questi aspetti un po' naif di immaginare una zootecnia improbabile, poi alla fine vanno bene magari nelle chiacchierate davanti al camino oppure in un bar, ma non possono, diciamo, in qualche modo essere quello che almeno dobbiamo all'umanità, cioè del cibo sempre di miglior qualità e disponibile poi per tutti, non soltanto per le fasce viaggiate della popolazione. Anche questa è sostenibilità, insomma. Anche la comunità europea si è espressa chiaramente di non lasciare indietro nessuno in questo percorso di riconversione. Benissimo, perfetto, grazie. E a questo punto volevo chiedere, anche per cavalleria e anche per eloquenza, vedo che Alessandra ha già capito che cosa sto intendendo, ad Alessandra Cobaltini, appunto dell'azienda Accade i Volti, che si è trovata sostanzialmente una proposta già in allevamento quando lei è subentrata, proprio nella gestione corrente e quotidiana. Cosa vedi? Non tanto la storia, Alessandra, cioè cosa vedi secondo te, questo per un'allevatrice, tu sei un'allevatrice di vacche da latte anche importante e di un'azienda anche importante, cioè che cosa significa per un allevamento puntare su avere una... Non voglio anticipare l'argomento successivo, però puntare a un'agricoltura intensiva sostenibile. Che cosa significa in pratica e che prospettive pensi possa dare alla tua azienda o agli allevatori? Allora, intanto buongiorno a tutti e grazie di questa possibilità che ci date. E io credo che un allevamento sostenibile sia indispensabile per il futuro, nel senso che se noi allevatori non ci diamo l'opportunità di essere sostenibili, non ci diamo l'opportunità di continuare a fare questo lavoro. Allora, l'azienda arriva a radici storiche, e perché comunque era di mio nonno, poi è andata in gestione mia mamma, e io non voglio essere l'ultimo anello di questa catena, voglio che questa catena possa continuare. Di conseguenza devo trovare tutte le possibilità e sfruttare tutte le possibilità perché questo si realizzi. Ed è inevitabile che il nostro comparto oggigiorno non possa pensare di continuare come era anni fa. Cioè deve crescere, deve svilupparsi, deve essere per certi aspetti visionario. E quindi credo che l'opportunità che ci viene fornita dalla sostenibilità, perché io credo che la sostenibilità sia un'opportunità e non un limite, un vincolo, sia quella di poter continuare a fare il nostro lavoro, di farlo bene e di, io dico sempre, integrarlo nella comunità, perché purtroppo oggi c'è una certa disgiunzione fra la comunità, che è il consumatore, e il mondo dell'allevamento. Io parlo della vacca da latte ovviamente perché è il mio mondo, e invece questo, la sostenibilità deve essere l'anello di congiunzione fra la comunità e il produttore. Questo ci permetterà di lavorare meglio e di continuare a lavorare. Io credo fortemente in questo tipo di idea e di politica. Perfetto. Dottor Danilo Lorenzoni, azienda Serenissima, che è un'azienda importante in Italia e anche piuttosto nota. Lei, da cui mi spiegava quando ci siamo conosciuti in occasione della Fiera Agricola di Verona, voi siete una realtà abbastanza complessa e articolata. Secondo lei, dalla sua esperienza anche, diciamo, anche di qualche anno di militanza, diciamo, in questo settore, è il momento di investire, di puntare su una riconversione verso la sostenibilità dell'allevamento intensivo? Ma è facile farlo in un allevamento? Lei l'ha fatto, ha iniziato un percorso su questo? Buongiorno a tutti, intanto. Di facile non c'è niente, premetto. Iniziamo subito da... Comunque la nostra azienda è un'attività di allevamento vacche da latte da 50 anni. Abbiamo iniziato
circa 15 anni fa l'esperienza con il discorso SOP, ma al di là del discorso SOP, è proprio eticamente noi allevatori, che noi siamo una cooperativa, premetto, siamo in 8 soci, abbiamo vacche da latte, abbiamo anche allevamento da carne, e stavo dicendo che abbiamo iniziato per un discorso più etico nostro che per il discorso dei clienti. Ma la difficoltà è stata all'inizio, perché lo scetticismo c'è sempre, c'è tuttora, ma c'era 15 anni fa, poi era una cosa quasi inaudita. E andare a parlare di sostenibilità ai miei soci era un discorso molto difficile. Però piano piano ci siamo riusciti, ci sono riuscito, e adesso ci siamo tuffati a testa bassa nel discorso sostenibilità, allevamento e terreni e tutto quel che ne concerne. Il nostro allevamento va, il nostro latte va in trasformazione Grana Padano, e da circa 10 anni che siamo anche certificati ISO 9001 sulla produzione, stoccaggio e refrigerazione del latte. Perché la sfida che ci siamo permessi di affrontare è, come diciamo noi qua nel Bresciano, il latte bianco nostro è come è bianco quello che viene dalla Germania o che viene da altre parti dell'Europa. Deve, per essere appetibile al caseificio, deve avere qualcosa di diverso, altrimenti qua non ci si scappa. Il mercato è tremendo. Per tutti i rami, ma specialmente noi guardiamo il nostro. E dunque, stavo dicendo, con il discorso dell'allevamento, siamo arrivati al giorno d'oggi e che siamo a 360 gradi immersi nel discorso sostenibilità. Bene. Chiarissimo, molto chiaro, un messaggio diretto, eccetera. In effetti sì, è molto bella la sua espressione, me la sono anche segnata. Era una cosa quasi inaudita, può meritare un articolo scrivere una cosa del genere, questo, anche rapidità con cui il mondo evolve, no? A volte esatto. Le cose del passato possono sembrare gradevoli, ma alcune possono sembrare inaudite. Questo webinar qualche anno fa sarebbe stata una follia, anche solo immaginarlo, di trattare un argomento del genere. Volevo chiedere una cosa a Lorenzo Andena, anche lui dell'azienda Frisia, un'azienda famosa, una famiglia anche famosa, suo padre Nino Andena, insomma, è stato presidente dell'AIA per più mandati, quindi ha una sua storicità, insomma, tutta questa cosa. Lorenzo, in questo tuo percorso che stai facendo, anche appassionato in effetti, perché noi ci conosciamo, quindi so qual è il sentimento, insomma, di Lorenzo Andena, no? Quindi questo cercare una riconversione del tuo allevamento intensivo in modo che sia più gradito alla coscienza tua, magari della vostra famiglia, ma anche ai consumatori, perché questo è alla fine, no? Ma è difficile farlo, cioè tu che esperienze stai facendo in pratica, proprio in pratica? Perché tanto lo sappiamo, cioè la nostra insostenibilità, tra virgolette, sono i gas serra, l'ammoniaca, il mandare, diciamo, nelle acque superficiali inquinanti come il potassio, come il fosforo e come l'azoto. Questa è la nostra insostenibilità. E quella sociale, magari, che so, non è ovviamente il vostro caso, di maltrattare i dipendenti, sottopagarli e essere degli sfruttatori, quindi del pianeta e dei lavoratori. Lorenzo, che mi dici? Com'è la tua esperienza pratica di questo percorso che stai facendo anche con entusiasmo, devo dire? Allora, innanzitutto, buongiorno a tutti. E vi ringrazio per questa meravigliosa opportunità che ci state dando di parlare di questo argomento estremamente importante ed attuale. Ringrazio anche il dottor Santini ancora per le bellissime parole che ha avuto nei miei confronti e della mia famiglia e della mia azienda. Tornando a questo discorso, sì, è un processo che stiamo facendo in maniera molto appassionata ormai da anni. Ed è, come diceva prima la nostra collega Alessandra, è una grande opportunità questo strumento della sostenibilità. È un'opportunità per intanto continuare a fare il nostro lavoro, è un'opportunità anche però per comunicare al resto del mondo, quindi che sia il consumatore, il nostro vicino di casa, chiunque sia, che stiamo cambiando, che noi siamo una parte proattiva di questo cambiamento
non sono cose che vogliamo subire, ok? Oggi abbiamo moltissimi strumenti che ci permettono di poter portare avanti questo percorso di sostenibilità riguardo appunto riduzione di emissioni, ok? Sfruttamento delle risorse idriche, eccetera, eccetera. Per me è stato importantissimo perché è stato uno strumento che mi ha permesso di valutare e quantificare le mie buone pratiche agronomiche e zootecniche che ho sempre utilizzato. Questo è uno strumento super partners che mi dice quanto posso essere più o meno bravo rispetto a un altro. Fino a pochi anni fa questi strumenti non ce li avevamo, non erano riconosciuti questi valori immateriali, insomma. Il fatto che io trattassi i miei appezzamenti, le mie campagne con tutte le buone pratiche agricole ed agronomiche non è mai stato riconosciuto da nessuno e soprattutto non ha mai fatto la differenza come spendibilità sul mercato, così come tutti gli altri aspetti che ruotano intorno al mio allevamento. Quindi questo percorso di sostenibilità può essere visto, ripeto, come un'opportunità per far capire alla gente come stiamo cambiando e quanto possiamo essere importanti in questo cambiamento, proprio anche per l'aspetto climatico del nostro pianeta. Lorenzo, poi ti chiederò ancora qualcosa. A questo punto a noi ci piace essere molto concreti, no? Perché abbiamo capito in questi ultimi mesi alcune cose. Abbiamo capito che la comunità europea vede nella conversione green la nuova governance, una traiettoria ineludibile. Siamo rimasti un po' delusi su alcuni aspetti, diciamo, di definizione della nuova PAC. Siamo rimasti anche un pochino delusi dal fatto che sia passato l'hamburger vegano, quindi sia stato consentito a un hamburger vegetale di potersi chiamare ancora hamburger, che è sinonimo di un prodotto fatto con la carne, però vabbè, ci sta questo. Però abbiamo anche una grande convinzione. Ieri abbiamo fatto un webinar interessante che Luminanza trasmetterà, spero a breve, con l'avvocato Dario Dongo, che si occupa molto di aspetti, diciamo, di legislazione di diritto alimentare, no? Abbiamo condiviso una convinzione. Va bene la comunità europea, va bene tutto, ma c'è il consumatore. Il consumatore è sempre più consapevole, perché tutti gli studi che si stanno presentando ci descrivono un consumatore attento, legge le etichette, se c'è uno storytelling di un prodotto lo segue, guarda la confezione e si lascia poco influenzare dalle pubblicità che possono fare anche, possono dare l'illusione che il pubblico si può anche ipnotizzare, no? E quindi questo è chiaro a tutti. Però ovviamente quando si parla di un tema così delicato di sostenibilità bisogna dimostrarlo su una confezione, che quel litro di latte o quello spicchio di grana padano derivi di allevamenti dove sia stato fatto un percorso di sostenibilità. Cioè, voglio dire con questa lunga premessa che tutte queste belle parole che stiamo facendo vanno certificate. Cioè, va dimostrato al consumatore che in effetti l'utilizzare un modo diverso di gestire l'allevamento intensivo attraverso l'ausilio anche di prodotti e servizi forniti all'industria, perché noi stiamo parlando di una concatenazione di imprese che portano, poi presentano al consumatore qualcosa, richiede una certificazione. Non si può scrivere su un'etichetta, poi chiederemo questo all'ingegnere Freni, che ringrazio della disponibilità, quel che ci pare, perché esistono delle leggi. Io non posso scrivere: se bevo il latte di Andena diventerò più bello, più biondo e nel mio caso più giovane. Non lo posso fare, a meno che questo io non lo possa dimostrare. Ingegner Freni, spero di pronunciare bene, ma lo dico sempre in italiano, KHC, poi lei lo dirà in termini americani, ma io vorrei farvi capire dai nostri connazionali, quindi una società di certificazione, quindi molto concreta. Ingegnere, cos'è una certificazione di prodotto alimentare, di cibo? Sì, buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato. Cercherò di sintetizzare. Innanzitutto io rappresento due enti di certificazione, uno KHC, che è Know-How Certification, che certifica i prodotti, e l'altro è Certification Milano, che certifica le aziende. In questo caso è Certification Milano che certifica
e gli allevamenti in riferimento alla sostenibilità, mentre KHC certifica i prodotti in riferimento alla sostenibilità. Detto questo, cos'è una certificazione in maniera semplice? Noi siamo un po' come dei notai che attestiamo per iscritto in un documento che è il certificato, che l'azienda soddisfa o il prodotto soddisfa alcuni requisiti che noi chiamiamo standard. Quindi siamo un po' come notai che diciamo è vero o non è vero. Nel caso della sostenibilità, dietro c'è tutto il mondo su cui noi lavoriamo, che è il mondo degli standard ISO. Voi sapete, per semplificare, a livello internazionale sono stabilite delle norme che regolamentano, ad esempio, in riferimento all'azienda, in che modo si fa qualità, in che modo si fa ambiente, in che modo si fa sicurezza e via di seguito. Noi abbiamo legato gli standard ISO, perché siamo organismo di certificazione accreditato proprio per la qualità, l'ambiente, la sicurezza, eccetera, abbiamo legato gli standard ISO a quelli che sono gli obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite, che sono quegli obiettivi un po' a colori che trovate ormai dovunque, nel settore alimentare, nel settore meccanico, nel tessile addirittura, che sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Sono i traguardi che dobbiamo raggiungere entro il 2030, cioè domani sostanzialmente. E poi abbiamo legato le norme ISO a quelli che sono degli standard internazionali di rendicontazione non finanziaria, si chiama tecnicamente GRI standard, che vengono utilizzate per dare evidenza oggettiva che un certo requisito è soddisfatto. Per semplificare, noi nel momento in cui facciamo una certificazione di sostenibilità andiamo a guardare in maniera estremamente oggettiva che nel caso degli allevamenti ci sia una riduzione di diretta di quelle che sono le emissioni. Per la stalla ci occupiamo di cosa? Della CO2, tosto che del CH4, del metano. Per i liquami andiamo a vedere anche in questo caso se c'è riduzione di anidride carbonica piuttosto che di ossido di azoto. E ancora, ad esempio, sempre facendo riferimento al campo, noi andiamo a guardare ad esempio la riduzione dell'urea. E facciamo un'attività, noi la chiamiamo di audit, che è una parola che viene dal latino, non dall'inglese, che significa valutazione, verifica ispettiva. Andiamo a raccogliere delle evidenze di queste riduzioni. Se l'azienda, faccio l'esempio, in riferimento a quelle che sono le emissioni dirette, può dimostrare di aver ottenuto ad esempio una riduzione di CO2, allora noi attestiamo per iscritto sì, l'azienda è in questo caso sostenibile in riferimento ad esempio ad alcuni obiettivi di sostenibilità che possono essere il 15, il 13 o il 3. Nell'ambito delle certificazioni che abbiamo fatto, e qui ci sono tre aziende oggettivamente eccellenti. Eccellenti perché lo hanno dimostrato. Lo hanno dimostrato perché hanno fatto un percorso, anzi ci siamo anche sorpresi durante l'attività di audit dei risultati che hanno ottenuto le aziende, ad esempio utilizzando quelli che sono i prodotti sotto, in termini proprio di riduzione, che sono stati oggettivati con delle misure. Okay? Perché noi, ripeto, siamo notai. Noi alla data della valutazione dell'audit che facciamo andiamo a prendere delle evidenze oggettive alla data. E quindi siamo anche, devo dire, sorpresi perché inizialmente eravamo un po' scettici, perché è complicato dimostrare per iscritto che l'azienda è sostenibile. Quindi lo si dimostra attraverso quindi questa attività di audit e poi con l'emissione di questa certificazione che dice essenzialmente se l'azienda è sostenibile oppure se l'azienda è non sostenibile all'interno di una scala che noi chiamiamo rating, all'interno di una scala che permette di misurare il miglioramento in termini di sostenibilità dell'azienda. Diciamo che un'azienda come quella per esempio Frisia, che è un'azienda che ha avviato processi di sostenibilità, o come la Serenissima, che anche questa è un'azienda che ha avviato progetti di sostenibilità, ambedue sono state certificate con ben 6 obiettivi di sostenibilità, è un'azienda che alla data della verifica ha dimostrato di essere conforme in tanti aspetti legati appunto alle emissioni, quindi alla parte ambientale, legati alla parte sociale, legati alla parte governance. Governance cosa significa? Chi guida l'azienda la guida bene. Perché
Sì, molti confondono la sostenibilità con soltanto un aspetto tipicamente ambientale. No, la sostenibilità è anche sostenibilità economica. L'azienda deve andare bene perché l'azienda ha un impatto importante, no, nel tessuto su cui opera, no? E quindi noi facciamo questo, facciamo delle attività di certificazione che supportano l'azienda nel dimostrare che lavora bene, in ottica chiamata ESG, che anche questo è un acronimo un po' complicato, che significa environmental, cioè ambiente, S social, G governance. Non so se sono stato chiarissimo. Complesso. Devo fare, ingegnere, una domanda provocatoria, perché me l'ha sì, proprio stimolata, non posso fare, certo, perché penso che chi vedrà questo webinar qualcuno gli verrà in mente, quindi tocca a me farla. Ma si può falsificare una certificazione? Cioè, io consumatore, quando vado, sai, siamo tutti un po' scottati da tante brutte vicende, no? Che sta a raccontare, ma io consumatore che ho nella mio cuore di fare, di non pesare, di non contribuire alla distruzione dell'ambiente, che ho nel cuore il fatto di lasciare il mondo magari un po' meglio di quello che ho trovato, no? Che poi è una massima degli scout, me l'hanno insegnata gli scout, questa bella espressione, eccetera. E quindi sono anche pronto a fare un sacrificio, cioè prendere quel prodotto del latte o della carne e spendere qualcosa di più, perché è giusto questo, perché è un senso di giustizia. Ma nel momento in cui lo faccio, ho veramente, ed è quel prodotto è certificato sostenibile. E se non lo fosse, qual è la parte, diciamo, legale che interviene? Chi controlla tutto questo? Allora, praticamente noi che cosa abbiamo fatto? Allora, noi siamo organismo di certificazione che siamo accreditati per gli standard ISO, in particolare la qualità, l'ambiente o la sicurezza. Per cui nel caso di certificazioni accreditate che sottendono appunto la qualità, l'ambiente e la sicurezza, noi siamo controllati da Accredia. Ma poi c'è un controllo oggettivo. Nel momento in cui noi emettiamo una certificazione, ci assumiamo una responsabilità di terza parte che quello che scriviamo sul certificato è vero. Quindi c'è un'assunzione di responsabilità importante. Ecco perché andiamo con i cosiddetti piedi di piombo, no? Cioè noi lavoriamo sulle cosiddette evidenze oggettive. Se l'azienda dimostra che effettivamente riduce la CO2, perché abbiamo delle misurazioni, perché raccogliamo le evidenze quando andiamo a fare l'audit in campo, allora noi possiamo supportare una certificazione ESG di sostenibilità. Diversamente l'azienda non è certificabile. Poi l'azienda certificata può utilizzare il marchio di certificazione sul suo prodotto, nel caso vende il latte sostenibile, che è inserito all'interno della filiera, può arrivare fino a chi fa il confezionamento, e se si dimostra che il latte proviene da quell'allevamento, che il confezionamento, anche quello deve essere verificato in termini di sostenibilità, anche quello, se si dimostra che anche il confezionamento è conforme in termini di sostenibilità, allora si può certificare e quindi si può apporre il marchio sul prodotto. A quel punto non è più pubblicità ingannevole. E voi sapete che la pubblicità ingannevole è sanzionata dalla GCM, no? Che fa dei controlli molto stretti sulle etichette, sui prodotti alimentari, insomma, no? E a quel punto è possibile apporre il marchio, non so, latte latte sostenibile da filiera sostenibile, perché dietro c'è una certificazione con un'assunzione di responsabilità di terza parte, che effettivamente, non so, l'allevamento Frisia, piuttosto che la Serenissima, sono conformi in riferimento a quelli che sono gli obiettivi di sostenibilità di cui abbiamo parlato. Chiarissimo. Non so se ho risposto, eh? Assolutamente chiaro. Volevo chiedere una battuta un attimo a Marco Poggianella, appunto, il proprietario di Shop, colui il quale ha la responsabilità di averci coinvolto in questa cosa qui. Marco, tu oltre ad essere, diciamo, il proprietario della SOP, sei anche un ricercatore e sei anche un girovago, quindi frequenti molto, diciamo, i territori diversi dall'Italia e particolarmente gli Stati Uniti. Noi gli Stati Uniti, diciamo, li guardiamo sempre con grande interesse e con qualche sospetto, perché diciamo che hanno sicuramente una grande capacità produttiva intellettuale, però a volte quando si parla di sicurezza dei prodotti, di alcuni aspetti, sembrerebbero un po' più leggerini, diciamo, dell'Europa.
Noi d'Europa diciamo abbiamo ormai tutti condiviso il principio della precauzione, mentre gli Stati Uniti questo no. Ma tu che appunto li frequenti molto gli Stati Uniti, questa sensibilità che sta dimostrando il nostro paese, o meglio l'Europa, a questi temi del green, della sostenibilità, la vedi anche negli Stati Uniti o è una follia europea questa? Domanda interessante, penso che nelle prossime ore forse potremo avere una svolta oppure no, non proprio in questi prossimi minuti forse, non lo sappiamo. Stati Uniti è un paese di fortissimi contrasti, quindi sicuramente dare una risposta dicendoti è così o non è così è difficile. Diciamo che loro stanno, gli allevatori, anche i nostri clienti, là, stanno subendo quello che da noi non c'è ancora veramente forte. Tutto il mondo dell'impossible burger, del beyond meat, di tutto quello che appunto tu ci accennavi prima, dagli hamburger vegetali, ma anche del latte, di sostituti del latte, eccetera. Cioè loro, l'allevatore è molto a contatto di questa grande onda che sta arrivando, così come quello che è poi l'aspetto legato all'ambiente, al climate change, eccetera. Dalla mia esperienza, l'esperienza anche di amici, colleghi, anche americani, anche il mio figlio che studia negli Stati Uniti, le persone che per esempio, parliamo a dominanza, quindi persone che sono vicine al latte e alla carne, le persone che prendono un sostituto del latte, che prendono un sostituto della carne, come questi hamburger, eccetera, non lo fa come magari uno può immaginare per motivi, tra virgolette, chiaramente etici o cose di questo genere, ma lo fa perché si sente a posto con la coscienza. Cioè dice, io se mangio un hamburger vegano, perché non è giusto chiamarlo vegetariano perché spesso sono prodotti di laboratorio più che prodotti della natura, se mangio questi sostituti mi sento a posto con la coscienza, soprattutto i cittadini, soprattutto nelle città, New York, San Francisco, eccetera, quindi lontani dalla parte rurale, anche gli studenti, anche le persone anche culturalmente anche più elevate, fanno questa scelta per sentirsi a posto con la coscienza, perché alla fine uno dice, cosa posso fare? Compro una Tesla, spengo le luci, metto il pannello fotovoltaico e poi cos'altro posso fare? Mangiamo un sostituto della carne e del latte. E questo è una cosa assolutamente che l'industria della carne e del latte non può farsi trovare impreparata. Perché fanno questa scelta, dicevo prima? La fanno perché c'è un'etichetta che dice, ah, fare così, fare questa scelta su questo hamburger, su questo sostituto del latte, fa sì che noi riduciamo l'impatto che tu come consumatore hai per il pianeta. Questo è una cosa che l'industria del latte e della carne deve avere ben chiaro. Gli Stati Uniti, in molte zone quantomeno, cominciano ad averlo fortemente chiaro e stanno perdendo quote di mercato anche importanti, e quindi valore poi dei prodotti, e di riuscire a fare una grande azione, non greenwashing, come diceva l'ingegnere, ma un'azione vera nell'uscire a dimostrare che la produzione di latte e la produzione di carne può essere sempre più sostenibile. Mi piace quello che questo processo di questa certificazione, che non dimostra uno stato di arrivo, non è una laurea, non è che le aziende che ottengono la certificazione, queste appunto anche i nostri italiani che sono qui presenti, sono fatto, arrivato, finito, abbiamo il nostro certificato e lo prendiamo. No, è proprio un percorso, ogni anno c'è un avviso ispettivo, ogni anno c'è un audit, come diceva l'ingegnere, ogni anno bisogna dimostrare che si sta facendo un percorso di costante continuamento. Quindi per tornare agli Stati Uniti, loro hanno il problema che noi secondo me avremo fra qualche anno. Adesso queste certificazioni sono su base volontaria, per i prossimi, a mio avviso, 3, 4, 5 anni sarà ancora così, secondo me fra 5, 6, 7 anni, non di più, sarà obbligatorio. Sarà obbligatorio soprattutto per uscire da quello che il latte e la carne non può e non deve essere, secondo me, soprattutto con la grande qualità che abbiamo in Italia, essere una commodity. Se non può essere un prodotto così di basso livello, dobbiamo farlo percepire come un prodotto di grande qualità, perché dietro c'è una grande attenzione a tutti i particolari, chiaramente non di tutte le aziende, ma di molte aziende che si stanno evolvendo. Alessandro, volevo fare assolutamente una nota su un aspetto che fino in questo momento non è venuto fuori, ma mi piaceva farlo venire fuori proprio come interfaccia sul campo, e cioè rivolta una domanda aperta rivolta a chi ha già iniziato il percorso, che è già più avanti e ci sta sentendo, quanto questo percorso mi possa aver aiutato. Io sono stato testimone in una stalla,
a evidenziare anche i punti critici dell'azienda, cioè quindi dove andare a migliorare, quindi nel caso di Gianni, come la sua figura sia riuscita, io ero testimone, però mi piacerebbe lo dicesse con il carrellatore, presente, come la sua figura sia apparsa non come una figura ispettiva, ma come una figura di stimolo a migliorare i punti critici dell'azienda, che poi sono l'obiettivo da sempre di un'azienda, migliorare i punti critici. Quindi magari Lorenzo, Danilo. Ecco, stiamo coinvolgendo ancora Alessandra, se l'avete sentito nominare, sì, perché lei riceverà una visita ispettiva settimana prossima, quindi non ha ancora tecnicamente avuto la certificazione. Non ha superato ancora l'esame. Non ha ancora superato l'esame, però, no. Però, però noi sappiamo che è molto preparata, ha studiato molto. Direi sì. Accolgo questa stimolazione di quarto di Gioacchino. Quindi Lorenzoni, Andena, una risposta a questo di quarta. Chi volete spontaneamente? E certamente quello che ha detto Gioacchino è correttissimo, perché la visita ispettiva, quindi i vari audit che poi dovremo affrontare anche nei prossimi anni, saranno anche lì un ulteriore stimolo per continuare a migliorare, perché con il rating che ci viene assegnato, da lì noi quella sarà la nostra base di partenza per progettare il futuro, e quindi sapremo su quali obiettivi dovremo concentrarci maggiormente o magari, voglio dire, con più celerità, ecco, se vogliamo sia migliorare come rating, ma soprattutto se vogliamo migliorare la nostra sostenibilità. Questo è importantissimo. E il fatto che arrivi da una persona che è partner di questo processo e non da un ente giudiziario, quello è fondamentale, ecco. Esatto. Posso fare un intervento su questo discorso estremamente importante. Si adotta il cosiddetto concetto di spinta gentile, lo chiamo io, no? Esiste proprio un libro sulla spinta gentile. È chiaro che quando si fa l'attività di audit vengono attenzionate tutto quello che è noi chiamiamo la compliance, che è un termine brutto per indicare la conformità normativa e legislativa applicabile nel settore. E lo scopo è proprio questo, è riuscire a individuare dove si può migliorare a protezione proprio dell'allevatore, a protezione del datore di lavoro, ok? Lo scopo è quello. E anche su questo esiste un libro, bisogna fare in modo che l'allevatore metta i cosiddetti mutande di ghisa, è ormai stato sdoganato questo termine, perché c'è un libro in Feltrinelli, quindi l'ho trovato sulla Treccani, ingegnere, questo però. Sì, però c'è un libro, quindi questo termine è stato sdoganato, giusto? Perché un'azienda sostenibile è un'azienda a basso rischio, cioè significa che è stata valutata in termini di conformità legale su tutti gli aspetti, l'aspetto della sicurezza, l'aspetto dell'ambiente, l'aspetto della corretta guida, governance aziendale. Questo è un enorme aiuto, con una verifica con occhi esterni. Quindi noi assegniamo un rating, che è un numero su base 100 per intenderci, no? E in modo tale che, come diceva Andena benissimo, ogni anno facciamo una verifica cosiddetta di sorveglianza per verificare che l'azienda sia migliorata. E nel momento in cui ci sono magari degli aspetti da migliorare da un punto di vista di conformità legale, noi andiamo a verificare proprio questi aspetti. Questo cosa significa? Che a regime il datore, l'allevatore, il datore di lavoro può dormire sonni tranquilli, perché da un punto di vista di benessere animale, piuttosto che di sicurezza sul lavoro, piuttosto che di gestione dei rifiuti, e c'è qualcuno che è andato a verificare che loro lavorano in maniera compliant, cioè conforme. Ed è questo, vi assicuro, estremamente importante come effetto collaterale della sostenibilità. Vorrei, diciamo, colgo questi suoi stimoli, ingegneri, interessanti, una piccola battuta sia a Poggianella che a lei. Quindi migliora il rating di queste aziende, ma migliora il rating anche bancario, cioè aziende che hanno fatto questi percorsi, con questa è una parte, ma ci possono essere anche percorsi ancora più estremi, no? Ancora più anche pesanti a dirlo economicamente. Ma secondo la vostra esperienza, il sistema bancario
Come le vede questo? Perché tutte le aziende hanno bisogno di risorse economiche, altrimenti non si può investire, se non si può investire non si può innovare, non spendere, investire. Dal mio punto di vista, allora, la certificazione ESG partiamo dal presupposto che è obbligatoria per qualunque azienda sia quotata in borsa a livello mondiale, quantomeno al mondo occidentale. Quindi qualunque azienda quotata in borsa è obbligata a avere un bilancio, a avere certificato, a avere un tipo di certificazione appunto ESG. Questo perché? Perché interfacciandosi con il mondo finanziario parlano la stessa lingua, cioè questo tipo di dialogo. Sappiamo che ci sono molti fondi, tra cui è stato il famoso BlackRock, che è stato il primo, il fondo più grosso, più importante al mondo, mi perdo sempre se sono 9, 2000 miliardi, non so, ci sono tanti zeri, insomma. L'amministratore delegato ha scritto questa lettera dicendo noi non investiremo più in nessuna azienda che non sia sostenibile. E questo ha creato il primo scossone, così come il famoso Green Swan, che è appunto il documento che parla appunto di quello che sarà il cambiamento nell'investimento. Anche la cara Ursula ha detto che i soldi disponibili per le banche in futuro saranno dati solo quando le banche li vogliono investire in progetti sostenibili, eccetera. Quindi questo è un po' lo scenario futuro. Oggi come oggi mi è capitato ancora di parlare con alcuni funzionari di banca che non sanno ancora bene cosa vuol dire gli SDGs, cosa vuol dire la sostenibilità, eccetera. Ma questo è un percorso, un progetto. Quello che noi pensiamo possa avvenire a breve è questo. Interfacciarsi con alcuni istituti bancari che ricevono dei soldi dalle banche centrali per usarli solo in progetti di sostenibilità. Le banche si troveranno a non sapere più, tra virgolette, a chi darli. E chi si può presentare con qualcosa di certificato, con qualcosa di inattaccabile, può sicuramente avere un grande appeal per le banche. Noi l'abbiamo visto perché noi stessi siamo un'azienda certificata, anche noi abbiamo ricevuto una AA come certificazione di sostenibilità e abbiamo ottemperato 14 su 17 SDGs e questo ci ha messo in luce con una delle diverse banche con cui lavoriamo in maniera migliore e abbiamo ricevuto una proposta, senza che glielo chiedessimo, di un finanziamento a un tasso veramente molto molto basso, proprio perché loro avevano ricevuto questi soldi da destinare in progetti di sostenibilità. Quindi oggi come oggi non lo so se Lorenzo, Alessandra o Danilo, andando in banca oggi, possono ricevere un trattamento di favore, però è questione solo di tempo, ma magari anche oggi, dipende un po' lì da quanto da che banca e da come sono al corrente di queste cose e da come il flusso del denaro è arrivato nella loro filiale. Non so se l'ingegnere... Sì, diciamo che è un processo. Certifica anche fondi di investimento, eccetera. Esatto, sì. E allora io posso confermare che è un processo che sarà inarrestabile. Non so se voi avete subito l'effetto di Basilea 2, no? Che poi siamo andati a Basilea 3, eccetera, no? Lo stesso sistema, nel senso che a livello mondiale, quindi parla di Banca Centrale degli Investimenti, la scelta politica è stata fatta. Solo investimenti ESG compliant, cioè sostenibili. L'Unione Europea ha fatto la stessa scelta, perché nel mondo è stato scelto così, l'Unione Europea ha scelto così. Noi diamo soldi soltanto a investimenti sostenibili. Ed è un caso che voi accendete la televisione e ogni giorno sentite i nostri politici che parlano di sostenibilità. No? Non so se ci avete fatto caso, perché gli hanno detto che se loro non parlano di sostenibilità i fondi non gli arrivano, in estrema sintesi. Poi che sappiano esattamente di cosa si tratta, bisogna verificarlo, ok? Questo che cosa significa? Significa che le banche in questo momento stanno facendo la cosiddetta lista dei buoni e dei cattivi, cioè aziende che siano sostenibili o aziende che non sono sostenibili. Le aziende che saranno sostenibili avranno accesso al credito bancario e pagheranno il denaro di meno rispetto alle aziende che non sono sostenibili, i quali non avranno accesso al sistema bancario, perché il sistema bancario è obbligato dalle banche centrali. Okay? Quindi è chiaramente questo aspetto di fare la lista dei buoni e dei cattivi si concluderà quest'anno, nel 2020. Nel 2021 avremo l'effetto che arriverà fino alle piccole e medie imprese. Che si porrà il problema quando? Okay. Quando devo fare un prestito chirografario o una scopertura di conto corrente o un anticipo fatture e avrò questi problemi.
L'altra cosa è che è vero che ancora non tutte le banche, o meglio, i direttori di banca sono stati formati su ESG, ma il processo è irreversibile. Tutti quanti dovranno conoscere ESG e dovranno fare scelte di questo tipo. Noi che siamo già certificati, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare in banca e puntare i piedi dicendo che voi siete aziende ESG e come tali avete un rischio basso. Se avete un rischio basso, voi il denaro lo dovete pagare niente, cioè pochissimo, perché siete a basso rischio. Questa è una cosa che noi abbiamo fatto, ho fatto io personalmente col mio ente di certificazione, che anche noi siamo sostenibili, no? Perché abbiamo un impatto sostenibile indotto, no? Anche noi abbiamo fatto così e abbiamo ottenuto finanziamenti al tasso TAEG lordo dello 0,28, che in un momento così non è male, proprio perché abbiamo battuto i piedi dicendo noi siamo un'azienda che oggettivamente è sostenibile. Quindi arriveremo a questi effetti. Bene, ingegnere, grazie. Alessandra, anche se... Alessandra Cobalchini, no? Azienda Calde dei Volti, per chi magari si collega dopo a webinar avviato. Che, un'altra domanda che nasce spontanea. Tu stai facendo questo percorso in maniera intensa perché stai aspettando la visita dell'ingegnere, quindi stai sotto esame, quindi avrai a breve una... Quindi festeggeremo o meno se tu possa aver superato questo esame. Ma quindi stai facendo delle cose che hanno già fatto magari gli altri, eccetera. Ma c'è compatibilità o incompatibilità fra una riconversione verso la sostenibilità di un'azienda e le sue performance? Noi veniamo da un mondo in cui si giudica positivo quella stalla che fa, non so, 40 litri di media, che so, 110 giorni di intervallo parto-concepimento, che ne so, questi parametri tecnici, no? Fai più grasso del tuo latte rispetto al tuo vicino, quindi un giudizio tecnico. Quindi nel momento in cui tu avrai, stai mettendo le mani alla tua azienda finché poi arriva la visita ispettiva della società certificatrice, devi sacrificare qualche performance o no? Intendo sia l'allevamento che l'azienda agricola, ovviamente, tutto questo discorso. Alessandra, scusa, se puoi fare un accenno proprio in termini pratici di campo al percorso fatto sul tema di enorme attualità, che è quello della riduzione dell'utilizzo degli antibiotici nella tua stalla, che ha raggiunto dei numeri di cui puoi parlare. Sì, diciamo che in questo percorso verso la certificazione, credo che la cosa più rilevante sia l'assunzione di consapevolezza di quello che già facevamo, di quello che facciamo, che a cui magari prima non davamo un peso così, così importante, lo consideravamo quasi scontato, e invece ci rendiamo conto che ha un valore e che ha anche un valore poi intrinseco. Sinceramente, di rinuncia a qualche tipo di pratica piuttosto che di idea, no, anzi, stimoli continui, nuovi, per vedere con occhi diversi il tipo di lavoro che stiamo facendo, sinceramente anche per quello che riguarda proprio la sicurezza, il rapporto con i dipendenti e anche poi la gestione, che fortunatamente noi comunque attualmente abbiamo già una gestione abbastanza controllata a livello economico, perché comunque siamo seguiti da un commercialista, cerchiamo di ragionare sempre in termini molto, molto precisi, perché comunque non dimentichiamoci che a fine mese dobbiamo mangiare tutti e abbiamo la responsabilità di dare lavoro, di dare da mangiare anche ai nostri dipendenti, che a loro volta hanno famiglia, quindi fa tutto parte di una catena, insomma, oltre che i nostri fornitori. Però quello che appunto ci stiamo rendendo conto in questi giorni, in cui non nego che stiamo dando fondo a energie non indifferenti in preparazione, è proprio questa cosa della consapevolezza. Tante cose magari le davamo per scontate, invece non è assolutamente corretto darle per scontate. E quello che posso dire è che il processo di sostenibilità è, come diceva prima anche Lorenzo, o comunque Serenissima, è etico soprattutto. Quindi quando fai una cosa perché ci credi, perché c'è un'etica dietro, diventa completa e diventa non facile, ma non impossibile. Noi l'abbiamo visto in allevamento, siamo partiti anni fa, come diceva Gioacchino, con la riduzione dell'uso dei farmaci, degli antibiotici,
Addirittura noi non vacciniamo assolutamente gli animali e il nostro veterinario è un veterinario omeopata e abbiamo progressivamente, migliorando le condizioni degli animali, abbiamo praticamente eliminato l'uso di antibiotici nella fase dell'asciutta, che è sempre un grosso punto di domanda. E, è chiaro che abbiamo fatto degli errori, che ci sono stati dei momenti sicuramente difficili, non è immediato, e però alla fine abbiamo ottenuto dei buoni risultati. Praticamente noi adesso trattiamo forse un animale ogni 10 che va in asciutta, e siamo sempre più convinti che sia il caso di non farlo. Però è chiaro che, come tutti i processi, non è che io non faccio più l'antibiotico. Io devo creare le condizioni perché all'animale non serva l'antibiotico, che è un po' lo stesso concetto che secondo me ruota anche intorno alla sostenibilità e all'utilizzo dei prodotti di SOP. Cioè non è che se io uso SOP automaticamente ho risolto il problema. Con SOP si fa un percorso che porti sicuramente alla valorizzazione dei loro prodotti e al senso dei loro prodotti. E per cui voglio dire, è un po' questa la filosofia, ma è la stessa cosa che crea poi questa certificazione, almeno per quello che riguarda la nostra azienda. È chiaro, siamo preoccupati, siamo emozionati, siamo curiosi. Siamo curiosi di vedere dove questo percorso può portarci, ed è matematico che ci saranno sicuramente delle difficoltà, un impegno, però alla fine non si può dare niente per scontato, e credo che nel corso degli anni soprattutto potremmo dire di aver fatto un buon lavoro e di essere sulla giusta strada, insomma. Io la vedo così. Bene, molto chiaro. Siamo in chiusura, non abusiamo del tempo dei nostri lettori, anche se questo è un argomento importante, ma penso che questi sono degli inizi, no? Perché su questo argomento è un po' la terza puntata, no? Vi ricordate, abbiamo iniziato in occasione della Fiera Internazionale della Bovina da Latte di Cremona, poi abbiamo proseguito la Fiera Agricola di Verona, adesso stiamo nell'ambiente completamente digitale, ma insomma questo è un inizio. Ma perché io credo che sia stato molto importante quello che voi avete detto, perché è un ottimo contributo a questa discussione. Poi il payoff di ruminanza è libero confronto di idee, e quindi dalle idee nascono poi le innovazioni, e dalle innovazioni nasce la ricchezza, nasce la stabilità sociale, insomma nasce tutto ciò che è positivo. Il mondo del latte è un mondo che noi vediamo positivamente, anche se dobbiamo anche renderci conto, e questa consapevolezza può essere di stimolo a tutti, che noi abbiamo due grandi nemici. Uno già in casa e uno che sta pressando al cancello dell'azienda agricola. Quello che è già entrato in casa è entrato in maniera subdola, e come diceva Marco Poggianella, e le commodity. Il latte italiano, anche le produzioni importanti italiane, le DOP, le IGP e le SDG, sono diventate una commodity. Abbiamo visto sotto Covid, quando c'è stato il primo, la fase 1, quando è iniziata, diciamo, questa triste storia del nostro paese, che anche i formaggi importanti sono diventati oggetto di sbalzi di prezzo tipici delle commodity. Quindi significa che neanche le DOP sono in sicurezza, e quindi bisogna fare di più, bisogna andare oltre le DOP. Anche il bio non è in sicurezza, bisogna andare oltre il bio. Quindi siamo nella fase di andare oltre. L'altro nemico che abbiamo alle porte, che lo intravediamo e forse non ne abbiamo la consapevolezza, e che è uscito anche in questo webinar, è il cibo spazzatura, i cibi ultraprocessati. Sono un pericolo terrificante. Io personalmente mi fa terrore, perché i cibi ultraprocessati sono indipendenti dalla materia prima di origine, per cui non esiste più lo storytelling, non esiste più la custodia di un territorio, delle tradizioni. Un cibo ultraprocessato usa delle molecole, delle componenti anche sintetiche. È un pericolo anche, a mio avviso, sottovalutato. Approfitto di questo webinar per stimolarlo, sottovalutato anche dai nutrizionisti, perché voi lo vedete, viene escluso dall'alimentazione dei bambini, degli adulti, magari il latte, la carne, no? E quindi sta passando il concetto che mangia una barretta e non peserà sull'ambiente, non farà soffrire gli animali. L'abbiamo visto anche con gli hamburger vegani. È un pericolo terribile per la nostra agricoltura. Per cui queste azioni di allevatori che guardano un po' avanti, aziende che guardano un po' avanti, come devo dire voi, ma compresa anche
l'azienda che rappresenta l'ingegner Freni, sono importanti perché sono l'antidoto alle commodity e l'antidoto ai cibi ultraprocessati, nella consapevolezza che poi il consumatore, sempre più consapevole, sempre più informato, e noi abbiamo il compito di farlo, tutti noi, ci aiuterà in questa battaglia. Quindi io vi ringrazio, auguro a tutti buon lavoro e spero che ci sarà un'altra occasione di confronto come questa. Arrivederci a tutti. Grazie a voi. Grazie a voi.